Bentornati su Bravely Default. Nello scorso episodio, Eri ha mostrato a noi il suo vero aspetto. E quindi, dobbiamo andare a fermarla. Lei è adesso nella grande voragine. Quindi dobbiamo tornare a Norende. Dobbiamo passare per la gola e tutto il resto. Dunque, ovviamente come avrete già capito, il let's play sta per finire. Durato abbastanza. Durato parecchio. Però, pazienza. Per me questo gioco è stupendo. Non avendo mai giocato a nessun Final Fantasy, non mi uccidete per carità, questo tecnicamente è il mio primo Final Fantasy stile, cioè in stile Final Fantasy. Penso di tornare indietro e giocare, da me ovviamente, gli altri, possibilmente partendo dal 3, perché ho la disponibilità del 3 per DS mi sembra, o per il 4, adesso non lo so. Dunque, andiamo a Norende. Look, a magic circle on the cliff's edge. It may offer a way in. All right, if everyone's ready, let's go after Eri! Se notate, il cerchio magico è nello stesso punto dove Tiz ha visto la disfatta del suo villaggio e dove abbiamo incontrato per la prima volta Agnes. Entriamo. Questo è l'ultimo dungeon del gioco. L'Aurora, non l'Aura Oscura. Stupide traduzioni. Dunque, abiliti ora i nemici, perché qui ci sono nemici diversi ovviamente, metterò al 0%. Se avrò qualche difficoltà, non esiterò a scappare, perché questi nemici sono abbastanza potenti. Inoltre devo esplorare l'Aurora Oscura, non l'Aura Oscura. Ecco qui il quarto anello salvifico. Comunque un attimo, esplorerò tutta l'Aurora Oscura, o l'Aura Oscura. Dovrebbe chiamarsi Aurora Oscura comunque. In ogni caso, questo è il quarto anello salvifico, l'ultimo. Ce ne servono quattro. E non adesso ci serviranno. Anzi no, sì. Sapete che ce ne sono solamente quattro in tutto quanto il gioco, e quindi consiglio di prenderli tutti quanti. Non so dove sono ovviamente gli altri. Comunque, voglio analizzare questi nuovi nemici perché non so, cioè adesso non ricordo cosa fanno. Allora, 13.500, brunella bila d'acqua, fauna marina. Allora, angolo di riflesso, quindi ha castato riflesso su se stesso e ha un bel po' di difesa a quanto pare. Quindi devo stare molto attento. Non potendo attaccare, sono costretto a fare così. Mi serve un riflesso mio, per favore. Grazie. Su Tiz. E poi devo attaccare me stesso, perché è l'unica tattica che posso utilizzare. Mio Dio, quanto odio questi. No, fermati, così mi rifletti su. Cioè, riflette su me stesso. Ok, dovrei fare un po' di danno così. Ringa per cominciare ad attaccare normalmente, perché può fare un po' di danno e Ria si difende. Non so cosa rubare. Oh mio Dio, faccio pochissimo a suo tizio. Wow. Vabbè, almeno con la magia dovrei riuscire a fare qualcosa. Blizzard! Voglia. Mamma mia, quanto mi toglie. Ah, mamma mia. Ok, posso ucciderlo in un colpo? Sì, ok, vai. Blizzara, sempre su Tiz. Non posso fare nulla, diamine di riflesso. Inoltre non so se Dispel funziona sui riflessi. Questo perché? Perché, pensateci un attimo, riflette la magia bianca, Dispel è magia bianca, quindi dovrebbe riflettere il Dispel su me stesso. È una cosa un po' strana, comunque. Vorrei curarmi, non credo di riuscire a farlo in questo turno, magari lo curerò dopo la battaglia. E poi basta, termina, difesa. Blizzard. Abbiamo fatto. Mamma mia, cominceremo queste battaglie che ci faranno tantissimi danni, mio Dio. Dopo un po' di battaglie ovviamente annullerò gli incontri random perché non lo sopporterei e non servono così tanto perché sono al livello praticamente che mi serve per battere il boss finale. Dunque, devo esplorare tutta quanta l'Aurora Oscura. Lì c'era una cassa, quindi prendiamola.
Non dovrebbero esserci passaggi segreti. Comunque qui ci sono Corno d'ombra e incubo. Mio Dio, dovrebbero essere deboli a luce. Non ne sono sicuro però. Ti prego, non mi fare troppo danno, ok? Maledizione mi ha diminuito attacco e difesa. Fortunatamente non ho problemi. E questo è un altro posto dove potete prendere maledizione. Maledizione. Se non avete tipo... se non l'avete tipo presa nel capitolo 4, la potete prendere adesso. Una piccola cosa che volevo dirvi. Ok, analizziamole un attimo. Corno d'ombra e incubo, vai. Ok, aia. Allora, corno d'ombra è vulnerabile a terra. Non ho niente di terra da usare. E tu sei vulnerabile a terra e a luce, quindi devo stare molto attento. Antica fortunatamente non mi togli quasi niente. Anzi, niente. Comincerei a spammare qualcosa. Tipo Blizzard perché mi piace tanto. Non dovrebbe assorbirlo, quindi spero che non lo assorba. E tanto per vedere quanto c'ha. Ehi, è pochissimo rispetto a come ce l'aveva l'altro tizio. Energia dovrebbe bastare per tutti. Ringabel comincia ad attaccare normalmente. L'incubo, vai. E Dio si difende ovviamente. Non avendo niente da allenare tra classi e altro, preferisco utilizzare il set normale che ho. Ok. Senza cambiare, com'è che si dice, classe, abilità o altro. Ok. Qui c'è un mega elisir, ma io ne ho infiniti. E ovviamente potete uscire dall'aurora oscura se volete uscirci. Cioè non è che una volta entrati non potete più tornare indietro. Però io sono già pronto per battere il boss di quest'area, che ovviamente indovinate chi sarà. Comunque, qui ci sono altri incubi. Dovrei riuscire a buttarli giù in solamente così. E se non così mi ci avvicino parecchio. Sì, sì, vai. Distruggilo! Ok, un critico basta per distruggere tutto. I nutri rilasciano dei turboeteri, quindi nel caso potete fare così. Poi non so cosa si può rubare da questi mostriciattoli, quindi mi spiace ma non lo so, non lo ricordo più che altro. Dunque, adesso la strada comincerà a diramarsi. Se non si trovano nuovi nemici in tempo, io comincerò a fuggire o ad attaccarli tutti quanti. Ah, cominciamo ad attaccare tutti quanti, dai. Allora, blizzara su tutti i nemici. Blizzara su tutti i nemici. E anzi, vi posso far vedere la tattica quella là con l'annientamento? Perché no? Volevo farvela vedere, che poi non è una tattica. Basta equipaggiare l'annientamento e avete finito. Ok, intanto qua prendiamo un po' di robe. Vediamo se sono di livello 60. Perché se non lo sono, l'annientamento non si attiverà per niente. Quindi equipaggiamo a... No, l'abilità di Dia al posto di... Anzi no, al posto di Agnes, al posto di lancio di gruppo è santo, tanto curi già tanto. Annientamento e difesa angelica, tanto per averla. Non dovrei usare Agnes per curarmi troppo, quindi non mi preoccupo di spendere, diciamo, i, come si chiamano, i slot. Ok, un'altra tiara di Lamia. Queste servono parecchio, vero? Cosa fanno? Mi dimentico sempre. Tiara di Lamia. Tiara di Lamia. Ehi. Ok, ecco qua. Aumenta. Cioè, rende immune a malia. Non credo ci serva, ma... Vabbè, ce l'abbiamo. Aumenta un po' le difese, quindi. Perfetto, esploriamo ancora l'aurora oscura. Altri nemici, ovviamente, perché figuratevi se non ci sono. Annientamento, eccolo qua. Ok, si è visto in 3 secondi. Nella prossima battaglia lo farò vedere meglio. Allora, una cintura nera. Questo, se non erro, aumenta l'attacco. Giusto? Sì, la C di cintura nera dov'è? Ecco qua. Aumenta la frequenza di critico, anzi. E questa è molto utile, potrei equipaggiarla a Ringabel. Non so di quanto l'aumenta, ma dovrebbe fare parecchio. Al posto di percubitiere gli metto la cintura nera. Dov'è? Cintura nera, eccola qua. Aumenta il critico, quindi vai. Farò meno danno, ma almeno ho più critico. Poi magari faccio più critici, appunto. Allora... Ah, quasi scendo un'altra volta giù. Io adesso non ricordo esattamente la strada, quindi farò un po' di via vai tra i vari channel. Ok, annientamento funziona con questi? Attimo che stoppo. Annientamento si attiva e distrugge tutti quanti i nemici che sono di 20 livelli inferiori a voi. Quindi potrei anche non annullare gli incontri random dei nemici. Ma... Sì, ok, finché non incontriamo un altro nemico facciamo altre due battaglie. Se non incontro altri nemici, vediamo la prossima. Comunque, qui c'è un anello della vita, se non erro ci fa recuperare vita ogni tanto. L'anello della vita dovrebbe essere qua in fondo. Eccolo qua. No, aumenta di molti punti di vita. Ok, aumenta di 1000 addirittura. Però avendo, cioè, non avendo bisogno così tanto di punti vita, non ne vedo molto l'utilità. Ok, attimo, chi era? Ok, non importa. Distrutti. Ah ah ah.
Inoltre non voglio salire all'81 per battere il boss, quindi voglio rimanere all'80. Piccola sfida, anche se conosco persone che hanno battuto il boss tipo a tanto. Con tipo erano al 58, non mi chiedete come l'hanno fatto. Ci sono alcuni che sono riuscito a batterli a livello 1. Sì, lo so, c'è una sfida, tipo ho visto su internet. Qualcuno è riuscito a battere i boss, tutti quanti i boss a livello 1, non mi chiedete come. Ok, ovviamente nella loro seconda giocata, eh. Anello del cuore e Mega Elisir. Anello del cuore cosa fa? È un nuovo oggetto? Sì, ok. Aumenta di molto i punti magia. Fortunatamente non ci serve. Preferisco avere più attacco che difese, perché in un colpo non dovrei morire e Agnes riesce a curarmi praticamente più del dovuto. Anzi, giusto. Anche se lì è un vicolo cieco, il mio OCD mi impone di esplorare tutta quanta la mappa. Mi spiace, ma sarà così. Questo episodio sarà... non so quanto sarà lungo, per carità, ma so una cosa. Non batteremo il boss finale o il boss di quest'area. Il boss finale, sì. Non batteremo Eri più che altro in questo episodio. Lo faremo nel prossimo episodio dedicato completamente a lei o a qualunque roba sia. In ogni caso, altri tesori? Mi servono tesori. Ah, qua si va avanti. Ok, non ho niente tesoro. Cioè, niente tesori. Se non erro, c'è una possibilità. Oppure non è una possibilità, scusate. C'è... ci sono direttamente degli scrigni blu. Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbero esserci degli scrigni blu qua dentro. Ovviamente non sono inclusi, secondo la mia logica, negli scrigni blu che abbiamo aperto nell'episodio speciale, appunto. Perché? Perché sono degli scrigni che ottenete dopo aver sbloccato gli altri scrigni blu. Comunque, aumenta 10 punti la mente del portatore. Credo che sia molto buona per Agnes, fatemela equipaggiare. A meno che l'abito brave non è meglio. Ok, l'abito brave è meglio. E l'attacco nobiliare aumenta la mente. E l'attacco magico anche. Tu vai bene con... ok, meglio averla con Tiz, perché vi aumenta anche l'attacco magico. E già sapete cosa ne penso dell'attacco magico aumentato con Tiz. Perché l'ho fatto, il mio attaccante magico all'inizio del gioco, poi l'ho convertito in attaccante fisico e... preferisco molto di più Tiz magico. Perché? Perché mi piacciono i maghi. E Ringabel è più un attaccante fisico, visto il suo passato, no? E Dia è con lei che difende perché ha un casino di difese. Agnes, chi non può essere più maga di lei, però. Forcina d'oro. Riduce del 25% il consumo degli MP dei punti magia del portatore. Io dico MP, va, però il senso è quello. Ciò vuol dire che la potete equipaggiare con abilità che aumentano il 25% del dispendio degli MP e utilizzare praticamente lo stesso, la quantità, circa. Non so se la percentuale è giusta. Però vediamo un po' qui se ci sono altri tesori o altro in generale. Dovrei riabilitare i nemici perché voglio vedere se ci sono altri diversi da quelli che abbiamo già visto. Spero ce ne siano, perché altrimenti ho fatto una stupidaggine ad abilitarli un'altra volta. Ok, ce ne sono? Sì, ok, ce ne sono. Funziona l'annientamento? Funziona l'annientamento, perfetto. Abbiamo distrutto qualunque cosa sia. Penso sia una specie di automa oscuro. Fortunatamente nel DRD dovremmo sapere cos'è. Bestiario. È un inorganico, vero? Sì, è uno Spriggan. Questo difensore delle tenebre è stato creato sul modello dei soldati. Ok, perfetto. Ha le abilità della versione... bla bla bla. Overclock, accelera i movimenti. In sintesi, l'unica cosa che può fare è accelerare i propri movimenti. Vediamo se ci sono altri nemici. Spero di no, ovviamente, però... no, sempre automi. Automi, io li chiamo automi, però... quello è il senso. Non possiamo neanche fare nulla perché annientamento letteralmente li annienta prima. Quindi fatemi togliere questo, perché ho già detto che voglio rimanere a livello 80. E poi basta. Oh, ho visto un tesoro qui. Mine. Tu sei un fiocco. Non posso fare quella battuta, non posso fare quella battuta. Aumenta... oh! Wow! Ok, veleno, tenebra, mutismo, sonno, paralisi, terrore, caos, malia e morte. Mio Dio! Quindi tecnicamente possiamo avere qualcuno che non ha l'anello salvifico e avere equipaggiato fiocco. Wow! Non lo sapevo, cioè lo sapevo, però non ricordavo che si trovassi qui fiocco. Tipo, no, non devo dirlo perché è uno spoiler. Però davvero non me lo ricordavo che fiocco si trovasse qui. Ok, meglio per me. Così non sono costretto a riequipaggiare tutto quanto. A proposito, il fiocco annulla quello che mi serve a me. Oggetti, non l'ho visto bene, scusate, ma devo rivedere
Perdonatemi, perdonatemi. Fiocco, aumenta... Ok, no, perfetto. Non fa niente, non aumenta quello che penso, ma... non rende immuni a quello che voglio, ecco. Allora, memorizzate bene i piani, perché sono sparsi. Credo che quello per andare avanti sia questo, quindi non lo prenderò. E prenderò quelli di lato. Solitamente quelli che sono di lato non sono quelli... che portano davanti al boss o alla fine del dungeon. Dovrebbe essere questa, però. Cioè, quello centrale è la strada giusta. Però io voglio scrigni, quindi un altro abito Brave, subito che baggiamola a qualcuno. Vai con Ringabel. Vabbè, lasciamo gli Mutsunokami, sti cavoli. Però quanta velocità? 84, 90. Sì, va benissimo. Dovremmo fare comunque abbastanza danno con Mutsunokami. Perfetto. Gli abiti Brave, mamma mia quanto sono utili però. Non so quante se ne possono trovare durante tutto quanto il gioco, eh. Scudo Aegis. Questo aumenta di 38 e rende immune a terrore. Non so se è più buono dello scudo... Non è sicuramente più buono dello scudo insanguinato, perché lo scudo insanguinato è il migliore, però... È più buono dell'altro scudi che abbiamo. Aegis, 38. Insanguinato, 45, assolutamente no. La destrezza, cioè, più che altro non la destrezza, la schivata... Non l'ho mai trovata particolarmente utile, perché è sempre bassa, di norma. E, cioè, non supera mai tipo il 10, bacchetta di Lilith, grazie, ce l'abbiamo già. E non schivo quasi mai attacchi nemici, perché la maggior parte delle volte mi attaccano con magie o altro. Quindi preferisco... Non mi piace molto avere schivata. Nel caso poi ho Utsusemi, oppure altri modi per parare i miei attacchi. Ah, ok, quella era la strada al contrario, allora. Giusto? Sì, ok, perfetto. Meglio così, meglio così. Adesso quindi prendiamo la strada di centro. Ah, mio Dio, devo avere quella cassa. Spero che non si prenda via passaggio nascosto, perché non so dove potrebbero essere passaggi nascosti qui. Tecnicamente stiamo fluttuando nelle macerie di Norende, se notate. Se non notate? No, se notate. Vedete qua ci stanno... Ma quello non è il palo della luce di Susano? Vabbè, pazienza. Oh mio Dio, siamo già arrivati qua. E quindi c'è un passaggio segreto? Non voglio salire ovviamente, perché... Sì, lì è l'ultimo passaggio. Quindi c'è un passaggio segreto, non so come ci si arrivi però, dannazione. Farò un po' di esplorazione, perché devo avere quel qualunque cosa sia. E poi basta, poi finirò. Dovrebbe essere su questo piano però. Il problema dov'è? Dove può essere? Qua dietro può essere? No, vedete, non c'è spazio, non si può passare qui. O forse no? No, perché... magari è un portale che sta sotto o sopra. Adesso dovrò fare le mie dovute ricerche. Mamma mia, per una cassa, eh. Una dannatissima cassa. Ma la devo avere. Devo riuscire a prendere qualunque cosa sia. Perché sono utili tutti quanti i concetti che trovate qui. E quindi sì. Ok, qua non c'è niente. Che c'è un palo? Ok, no. Questa è la dimensione di Susano, sicuramente. Non può essere altrimenti. Magari ho sbagliato strada e non ho visto una diramatura fuori. Questo è molto probabile. C'è una... non fuori, dico su. Spero di trovarla in tempo. Anche perché non voglio stare qui 3 anni, già ve l'ho detto. Ok, voliamo. O scendiamo, non lo so. Vediamo se... no, ok, avevo sbagliato. Dove mi ha portato? Oh mio Dio, ho sbagliato strada. Ecco perché, puff. Volevo tornare indietro, ho fatto la strada al contrario. Scusate di queste qui squilie. È la strada giusta questa, sì. Ok, allora qua sotto dovrà, deve per forza esserci il passaggio segreto, almeno io lo chiamo così. Dunque, rivela i tuoi segreti, per favore. Più che altro, se non c'è un passaggio segreto vuol dire che quella strada per andare avanti non è per andare da Eri. E questa cosa mi farebbe un po' arrabbiare. Facciamo una cosa, io adesso tornerò dall'avventuriero. Salverò lì e poi riprenderò la registrazione. Per vedere se avanti c'è davvero il boss oppure c'è un'altra area che ho completamente ignorato perché sono un esimio pirla. Quindi datemi giusto 3 secondi e andiamo dall'avventuriero. A dopo. Ok, andando avanti c'è solamente Eri. Quindi è praticamente inutile andare avanti per... Ancora, ok, faccio un taglio.
Ok, andando avanti si va dal boss, quindi non so come raggiungere quella cassa, magari nel caso, non lo so, vi venga in mente, scrivetelo nei commenti. Dunque, nel prossimo episodio andremo nell'ultimo piano dell'Aurora, non l'Aura Oscura, per sconfiggere Eri. Alla prossima parte.